l'attenzione in questo che lo SPID dà alle, alle questioni, alle politiche di genere è sempre stata di peso, insomma, cioè sempre stata coltivata questa attenzione. Quindi coerentemente con questo attivismo delle, delle donne pensionate, fare un settore all'interno di una biblioteca ampia che potesse dare la possibilità di letture condivise, confronto di idee, opinioni, studio anche, lettura, ma anche momenti di convivialità e di leggerezza, perché insomma non è tutto, non deve essere tutto sul registro della gravità. E questo si è potuto realizzare soltanto quest'anno grazie alla collaborazione e al contributo della, dello SPI regionale. Penso all'iniziativa che ha realizzato lo SPI CGL Pistoia oggi, dello scaffale della letteratura di genere, sia un'iniziativa estremamente importante, perché dobbiamo ricollegare le persone, la società, al valore della lettura e al valore della cultura, perché la lettura, la cultura, il domandarsi, il chiedere, l'informarsi, che possono il sale della democrazia e di una società che va avanti e non indietro. Secondo noi era un argomento importante da porre sotto la luce dei riflettori, non solamente in occasione di, diciamo, fra virgolette, feste comandate come l'8 marzo, ma durante tutto il periodo dei 365 giorni all'anno. E in quest'ottica, fra le altre cose, abbiamo, diciamo, coniato uno slogan che il cui acronimo è WOK, Women All Killed, cioè Women OK, cioè donne senza vittime, cioè non vogliamo vittime in questo anno, anche se purtroppo per il momento rimane uno slogan, perché purtroppo anche quest'anno i femminicidi hanno continuato a essere perpetrati nel nostro paese. Ogni occasione è sempre buona per ricordare Michela Murgia, ma più che altro per proseguire con il lavoro che lei ha iniziato e che ha anche portato avanti un bel po'. E quindi io sono stata molto felice, onorata e contenta di poter venire a fare delle letture, in particolare dal libro Stai Zitta, che è pieno, ricchissimo di spunti per ragionare e poi continuare ad andare avanti insieme, perché una delle cose belle, penso, di questa iniziativa è il fatto che ti chiama, ti convoca fisicamente a venire in un luogo, prendere un libro e poi possibilmente discuterne, quindi fare un gruppo di lettura, quindi fare le cose insieme e con la persona, quindi non, diciamo così, nell'online ma nell'offline, quindi di ciccia. E, tra l'altro, uno dei moltissimi concetti su cui Murgia si è molto spesa è proprio quello della rete e del fare le cose insieme, cioè del gruppo.